troppo gentili, grazie. Allora, stavo pensando che, caspita, io ho 50 anni, mia figlia ha già 10 anni, il tempo è volato. Mia figlia è molto più evoluta di quello che ero io. Entra, naviga, clicca www.cocinella. L'altro giorno devo comprare una partita su Premium, ha messo lei i cavi, ti chiama l'operatore, prende la partita a mio padre, perché già parla come mia moglie. Io mi ricordo, allora, adesso mia figlia ha 10 anni, un po' riesco a interagire. L'altro giorno in macchina le ho detto, amore, io spero che tu troverai un uomo che ti ama come ti ama tuo padre. Lei, guardandomi con un filo di voce, mi ha detto, papà, ma un uomo che mi ama come mi ami tu, non lo troverò mai. Siamo entrati da Toys, gli ho detto, quanto costano tutti questi cazzo di pupazzi che glieli voglio regalare? Gli ho regalato tutto, non mi interessa, la voglio viziata, non mi interessa. Allora, ho fatto un po' un rewind, sono andato indietro. Primi tempi, quando è nata mia figlia, pesava 1,7 kg, magrolina, me l'hanno tenuta nell'incubatrice. Andavo a trovarla, sembrava, proprio si capiva che assomigliava a sua mamma. Appena la guardavo faceva, papà, pronto papà. Già era nervosa come sua madre. L'abbiamo portata a casa, è arrivata mia moglie con la cuccia della Chico, sai quella. Lei l'ha presa a 17.000 euro in cashmere, con dentro la puricultrice di Düsseldorf. Sai, sei apprensivo, il papà, la prima bambina, la porti a casa, l'ho messa a fianco al mio letto, mentre dormivo, bastava lei facesse, chiamo il pediatra, chiamo il pediatra, una paura della madocia. Ho portato a casa sottopeso, quindi mangiava ogni due ore, bisognava fargli il latte, 40 centilitri ogni due ore. La bambina, quando si sveglia, comincia, minchia, delle croste negli occhi. Facevi il latte, 45, troppo bollente, lo provavi sulla mano, bollente, sotto il lavandino per farlo diventare freddo. Era diventato troppo freddo, di nuovo farlo riscaldare ancora sulla mano, troppo bollente. Un giorno ho chiamato Cracco, gli ho detto, scusa, mi spieghi come si fa? 40 centilitri di là. La bambina ti dava delle soddisfazioni, perché appena beveva, dopo due secondi, e si cagava addosso. Devi cambiargli il pannolino subito, perché la cacca è corrosiva, gli fa il culetto rosso. Mi ha dato una crema da 700 euro, fa sì, me ne metta un dito. Cazzo, la crema era di un dito, proprio, 700 euro, tutte le volte. I bambini di adesso, guarda, sono più viziati di quelli che eravamo noi. Un pannolino al giorno. Io ne ho avuto uno per 6 mesi di paglia. C'avevo un culo così rosso, sembravo un macaco. Giravo per i giardinetti così, giravo. Allora, signora, vedo che ride. Appena beveva il latte, che non so quanto costava, quello in polvere costa 28.000 euro al centilitro, appena lo beveva lei, rigurgitava. Chiamavamo il pediatra tutti i giorni, 120 euro. L'abbiamo chiamato, arrivava col tram, poverino, e aveva un Timex come orologio. È andato via, aveva il jet privato e un Daytona con dei brillanti sopra, girava così, di cappucci. Tutti i giorni ci diceva la stessa cosa. In 2 anni io e mia moglie abbiamo dormito totale 25 minuti. Avevo nervoso, mia moglie, dicevo, amore, cosa c'è? Ti odio! Maledetto il giorno che ti ho conosciuto! Ti ho chiesto solo dov'è la camicia. Tu non sei mai stato incinta! Ma che cazzo c'entra, gli ho detto. Ti ho chiesto solo dov'è la camicia. Adesso con la bambina c'è un altro rapporto, facciamo i compiti insieme. E mi accorgo di studiare delle nozioni che forse non so se ho rimosso o non avevo mai imparato. Adesso stiamo facendo le equazioni. XY4294 fratto 3, gli ho detto, amore, vieni qua, non serve a niente. Perché se tu vai dal panettiere e dici, mi dà 1 chilo di focaccia, sì, X2-4, non serve. Io non l'ho mai usato. E la maestra cosa gli dico? Digli che il papà ha detto che non serve. Nella vita serve solo 1X2 per sapere se l'Inter vince, pareggia o perde. Ma, scusa, adesso stiamo studiando i giardini pensili. Mi ha detto, papà, i giardini pensili, lo sai cosa sono? Io ho detto, sono i giardini dei ricchi, dei miliardari, non come quel giardino condominale di merda che abbiamo noi. Sono quelli dei ricchi. Lo sai chi l'ha fatto il giardino pensile? Il sovrano assiro babilonese Nabucodonosorio. Chi? Nabucodonosorio. Ho detto, sì, quello che giocava nel Galatasaray, l'abbiamo preso noi, però non ha fatto un gol, l'abbiamo rivenduto subito. Papà, non fare il cretino! Siamo arrivati a un punto che lei mi tratta come un suo studente. Mi dice, papà, ma tu lo sai come venivano irrigati i giardini pensili? Facile, prendi il citofono, chiami giù il portinaio, Ettore, innaffia il giardino. Non fare il cretino, gli assiro babilonesi non avevano né il citofono né il portinaio. Ho detto, vabbè, non ti preoccupare.
Adesso stiamo facendo, mi dice poi ogni tanto, papà, ho bisogno di fare la declinazione dei verbi, il trapassato remoto del verbo cuocere. Io qui. Allora uso internet col telefonino, metto il telefono sotto il tavolo, non mi faccio vedere, solo che a casa mia prende poco e c'è quella rotella che continua a girare per 25 minuti e io giro per la casa nella speranza di trovare linea. Dico, amore, un attimo, e faccio finta addirittura che mi vibra il telefono, faccio... Faccio finta di rispondere, papà, non si risponde, stiamo studiando. Un attimo. Chi è? Ah, è Nabucodonosor. Ciao, Nabu! Dimmi! E Nabucco mi dice, sì, ma... Ettore, quando cazzo viene in una fiera i giardini?